Rai 1. Allora, l'ospite della intervista delle 8:37 di oggi è una donna straordinaria, una donna dai mille volti, imitatrice, attrice, insomma, si è misurata tante volte con importanti show di prima serata, di spettacolo. Una straordinaria donna, una donna dai mille volti, talentuosissima imitatrice, ci vediamo la clip così scopriamo chi è. Fiantonella, ciao Fabrizio, ormai sono di casa. No, con Dio io, Fabrizio, che mi ha deluso più di te, portami a mare. Ogni volta che vengo qui a Roma, cioè qui in Abruzzo qua si sta molto bene. Ma questa è sempre Roma comunque. Veramente si sta molto bene, devo dire una cosa che mi sono dimenticata di dirti. Ciao Cristian. Cioè, ora subito Cristian, no? È un bel ragazzo, ecco. Sì. Qui siamo contenti, Carlo. Ciao Antonella. C'è movimento, ciao. Eddie, mi raccomando, la bimba stasera dagli le tagliatelle di nonna Pina. Mi raccomando però, no, tritagliele, non intere, tritagliele al biberò. Stop col televoto, ecco, veramente, e sono contenta di essere qua, Arini, che tanti auguri a tutti. E finalmente la conosco. Buonasera. E allora buongiorno, bentrovata Emanuela Aureli, grazie per essere buongiorno. Con noi. Abbiamo visto Raffaella Carrà, Antonella Clerici, insomma tanti altri volti dello spettacolo italiano. Tra tutte queste imitazioni ce ne sarà una tua che hai nel cuore. Allora, innanzitutto grazie di questa ospitalità, siete sempre carini, un risveglio con voi è sempre io piacevole. Io sono un tuo ammiratore e l'ho sempre dichiarato pubblicamente. No, quando sei caruccia, la cosa è reciproca. Anche io, ti voglio tanto bene. Anche io. Ecco, ecco, questa è una cosa importante, volersi bene. E diciamo che l'imitazione a cui sono molto affezionata, per esempio, è Milly Carlucci. Ecco, Albano, questi qua, sono un po' come dei figli, no? Delle creature che crescono insieme a te. Anzi, più che mai io cresco insieme a loro, perché loro sono già belli e collaudati. Sì, ma come nasce un'imitazione? Un'imitazione nasce dal piacere che uno prova innanzitutto nel vedere quel personaggio, un'ammirazione ci deve essere, ti deve piacere talmente tanto da voler fare anche una parodia, divertirti con quel personaggio e cercare quantomeno di divertire anche il pubblico, regalando insomma una sorta di visione mia personale di quel personaggio che poi tu vai a rendere al pubblico. Poi... Beh, e comunque ci vuole un talento anche a riprodurre magari dubbio, no? Dei tic, delle particolarità. Quando hai cominciato a imitare? Secondo me da piccola. Da piccola, brava Monica, sì. Da 5 anni, avevo 5 anni. Pensa un po'. E mi divertivo insomma a casa lì con la mia famiglia a scimmiottare un po' di personaggi. Cioè, chi scimmiottavi? Tua mamma? Brava, mamma, papà, la zia del paese, zia Laura, che saluto tra l'altro. E, insomma, così, per caso, insomma, mi sono ritrovata in questa strada, proprio come se il destino mi avesse... Sì. L'abbiamo vista, ce l'ha mandata Cristina, ti è sfuggita, ma era una bellissima bambina. Eccola qui, sì, guarda. Manuela, ma niente, era un'altra, ha detto bellissima, mi è scambiato ben altro. Ma allora, come? Senti Manuela, ma hai detto ammirazione, no? Per il personaggio, ma l'ammirazione, ma potrebbe venire bene anche magari se uno ha una forte antipatia nei confronti di un personaggio e lo imita e diventa più sarcastica magari, o no? Però guarda, io se provassi antipatia per un personaggio non riuscirei mai a mettermi lì a rifarlo. No, no, perché ci deve essere come un connubio di anime, uno scambio, no? Cioè una sinergia di situazioni, un'alchimia che se non si crea... Ma per esempio Frittella, come lo faresti tu? È difficile farlo. Guarda, è inevitabile perché è preciso, come te, sei precisi, carini. Non ci avete un tic buffo da poter parodiare? No, un difetto non ce l'avete. Questa è la cosa pure bella. Dici, Ma non perché i personaggi che uno imita hanno difetti, no. Però ci si deve collegare a un qualcosa sì, certo. Particolare, buffo in un certo senso.
che insomma è una fonte di lavoro, ecco. Certo, quindi significa che siete perfetti così voi, eh? Infatti il vostro caposcuola, diciamo così, non Schese, no? Immagino Schese, che lo consideriate... Sappani. Insomma, prendeva sempre un difetto e poi lo faceva diventare il personaggio. Sì. È vero, è quello secondo me. Sì, perché beh, deve diventare un qualcosa che comunque ti assomigli, no? Certo. Ti devi però, legare. Insomma... Monica, no, no, scusa. Io ti volevo dire che tu stavi spiegando come fai ad imitare così bene, certo, poi ci dovresti anche dire come fai a cantare così bene. Aspetta, ci vediamo alla clip. Scusa. Ballavi, no? Io pensavo al cantante mascherato che dopo ci vediamo. Infatti, perché sono due programmi di Milli, giustamente, beh, sono due esperienze meravigliose, sia Ballando con le Stelle che il cantante mascherato, due momenti in cui ti metti un po' in gioco diversamente, non nel ballo, cosa che ovviamente era cimentarsi in qualcosa che era nuovo per me. E in quel momento anche il mio corpo, la mia fisicità sono cambiate proprio. Perché ero più magra, quello che mangiavo, mi piace molto mangiare matriciana, insomma, cosette leggere, no? E allora, oggi, tra l'altro, è Carbonara Day, dopo le 9 non ti dico, vai. Mamma mia, che spettacolo, è buonissima. E quindi in quei momenti mangiavo, ma non ingrassavo. Certo. Perché ovviamente ballando è chiaramente... Tu hai sempre l'impressione che ti diverti, lo sai? Secondo me le cose ti vengono bene perché ti diverti. Ma uno cerca, perché secondo me... Il giorno in cui questo divertimento verrà meno, è bene, insomma, no? Lasciar perdere. E quello è il segreto, quello è il segreto. Invece l'esperienza al cantante mascherato? Al cantante mascherato è un'altra bellissima esperienza, ringrazio Mille anche per questo, perché ti ha anche lì dato l'opportunità, dietro ad una maschera, di provare tante emozioni in silenzio, sai, come una sorta di devozione a questo mestiere che tu vedi con una lente diversa, anche un po' rimpicciolita, dove tu vai però ad osservare le piccole cose da un'altra angolazione, capito? Quindi mi sono emozionata cantando la canzone. L'angolazione certamente era, insomma, da sotto la maschera. Da sotto la maschera. Ci vediamo la Ce la vediamo, sì, sì. Se bruciasse la città. Della serie a rimettere la maschera che è meglio, ma ma invece è una voce straordinaria, Emanuela. Cantavi tu canti benissimo. Grazie. A me piace tanto cantare. Devo dire, mi piace più cantare che imitare, se dovessi, no? Scegliere. Perché, non lo so, ti ritrovi con te stessa, insomma, e la tua anima, ecco. Dove, insomma, spoglia, no? Perché quando canti sei praticamente spoglia. E qui è stato bello anche cantare questa canzone che è secondo me emblematica della storia della canzone italiana, ma mi è piaciuto tantissimo anche cantare quella di Renato Zero, quella dietro questa maschera c'è un uomo e tu lo sai. Vabbè, c'era una donna però insomma. Una donna quella. Che è anche mamma. E con questo concludiamo. Io non ci sento più di solito, a una certa età, Una donna che è anche mamma. Scusa, diciamo. Sì, avevo capito, mamma, dico sì, la saluto perché sta in linea, no? Scusa. Ma la salutiamo, la mamma di Emanuela, comunque. Come si chiama tua mamma? Ma lei mi vede sempre, Giuliana. Ciao Giuliana. Ciao Giuliana. La salutiamo. Mi ammira, mi ammira. Diceva Monica. Essere mamma anche a tarda età, scusa Monica, abbi pazienza, sai. Non è stato facile perché a 42 anni ritrovarsi ad essere mamma è un'impresa bellissima,
ma anche un po' ardua, perché devi fare i conti anche con una energia che viene meno, perché un conto averlo a 20 anni e un conto a 42. Ti ritrovi prima a essere nonna e poi mamma, senso. Non è oggi. E quindi no, è una cosa bellissima che ti dà forza, però, ti dà forza e ti rende completa. E quindi è un bel vivere. È una così, straordinaria esperienza, senza dubbio. Sono stata fortunata, perché diciamo che il buon Dio mi ha permesso di raggiungere questi bei risultati che mi ero, insomma, prefissata già da tempo. E quindi, bene, grazie a Dio. Bene, brava, grazie davvero, Emanuela. Complimenti. Grazie a voi. Complimenti, bravissima. Mi prometti che studi un po' a Frittella, poi torni? Sì, magari. Trova difetto, che tanto ci sono. Studia un po' a Frittella, poi torni a fare. Tesoro mio, siete stupendi, quindi sarà veramente. Grazie davvero per essere stata con noi. In bocca al lupo per tutto. Grazie anche a voi, un mondo di cose belle. Allora.